Eccoci qua ragazzi, per questo nuovo video siamo ad Affi. Ora proseguiremo per il Monte Baldo e niente, avvio la registrazione della traccia. Ostrega. Avvia. C'è un po' di traffico nell'anima. Ovviamente ragazzi troverete la traccia condivisa sul mio sito www.ilmotociclistasolitario.com. E adesso inizierò ragazzi a condividere anche le tracce, diciamo, quando magari faccio delle uscite così nel weekend, e condividerò anche quello. Per voi sarà tutto gratis, l'unica cosa che vi chiedo ragazzi è una bella iscrizione al canale, che per voi è gratuito, e un bel like. Ecco, adesso fra un po' iniziamo a salire sul Monte Baldo. Zona davvero bellissima ragazzi, guardate qua, lago di Garda là in fondo. Bellissimo, qua è dove c'è il santuario della Madonna della Corona, su 1600 gradini. Che bello, strada molto molto bella, consigliatissima per un weekend per chi è della zona. Strada davvero fantastica, guardate qua.
Ok ragazzi, iniziamo la discesa verso Avio per poi andare a prendere il passo delle Fittanze. Ma che bella zona! Siamo ancora sul Monte Baldo, zona davvero spettacolare. E adesso scendiamo 35 km al passo dalle Fittanze. Bestia, ma che storia! Va che storia! Eccoci arrivati ad Avio. Che resta appunto ai piedi del passo Fittanze, ragazzi. Là potete ammirare il castello di Avio. Vedete? Aspetta, guardate là in cima, là, castello di Avio. Ma adesso andremo a prendere la strada che ci porta su al passo Fittanze, 17 km. Guardate l'Adige, ragazzi, sono proprio sull'Adige, l'Adige. Ok ragazzi, 13 km al passo Fittanze. E si va, e si va. Guarda come si vede bene l'Adige da qua, ragazzi, spettacolo, uno spettacolo. Wow, guarda qua che bello, guarda che bello, guarda che bello, wow, wow, via. Bellissimo! Qua bello! Bel pianoro!
spettacolo, ragazzi, bellissimo. Come la rampega, ragazzi. Gli ultimi 3 chilometri, spettacolo. Bellissimo. Va, che bello. Bello, bello. Passo Fittanze, ragazzi. Consigliatissimo. Poi qua è zona dei Monti Lessini, quindi Traslessinia, che oggi non farò. L'ho già fatta. Sicuramente ritornerò a fare ancora la Traslessinia. Che ho già fatto, penso, non mi ricordo se l'anno scorso o 2 anni fa avevo fatto già la Traslessinia. Ma visto che ho appena pulito la moto, non vorrei risporcarla un'altra volta. Quindi oggi niente Traslessinia, però guardate che posto, ragazzi, che posto fantastico. E mo siamo arrivati al passo Fittanze, dove credo che ci fermeremo a mangiare. Ma che spettacolo! Bellissimo, bellissimo! Saluta i biker! Saluta i biker! Saluta i biker! Woo! Saluta, saluta! Ragazzi, passo Fittanze! Si rientra in Veneto e si lascia il Trentino. Passo Fittanze, spettacolo. Guarda che bello, guarda che bello. Da Gianda, ragazzi, da Gianda. Vediamo se c'è posto per mangiare. Vediamo se c'è posto per mangiare. Ta-da-da-da. Dopo aver fatto pausa pranzo al bar Fittanze, rifugio bar Fittanze, consigliatissimo, scendiamo e prendiamo la strada di casa. Va, qualche posto, ragazzi, bellissimo, bellissimo. La
i Monti Lessini, la Lessigna, ragazzi, davvero fantastica giornata, stupenda. Che bello, ragazzi, che bello! Mucca pascolo! Comunque, ragazzi, siamo a 20 km da Verona e va che posti, ragazzi, che posti, spettacolare! Strada fantastica, davvero bellissima. Qua nei vigneti, spettacolo, in mezzo ai vigneti, gli ulivi, ma c'è anche gli ulivi. Rieccoci, ragazzi, abbiamo quasi finito l'Ugirette, sempre in questo posto sperduto. E niente, vi ricordo, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace. Vi ricordo inoltre che vi lascerò la traccia del giro che ho fatto e nel link in descrizione andrete a trovare la traccia che vi porterà al mio sito, ovvero www.ilmotociclistasolitario.com. ok, ragazzi, e lì appunto vi metterò la traccia sulla pagina dedicata. Vi ricordo che per voi è gratis, cioè per tutti quelli che guardano il video è gratis, è gratuito, e anche l'iscrizione, ragazzi, è gratuita, quindi per aiutare a crescere il canale dovete fare solo quello, clicca iscriviti, e grazie ancora, ciao ciao.